In questa lezione utilizziamo ancora il libro La sensazione è il segreto di Neville Goddard, un piccolo testo ma davvero ricchissimo di punti fondamentali, una vera e propria sintesi anche dal punto di vista proprio stilistico del sistema di Neville Goddard. Ci soffermiamo su un passaggio che ci permette di capire non soltanto come creiamo, ma cosa creiamo. Creare essenzialmente significa trovare, così come immaginare essenzialmente significa cercare. Cerchiamo con la nostra immaginazione di creare la nostra realtà. Cosa troviamo quando creiamo? Ecco quello che dice Goddard. In questo passaggio riepiloga cose che già conosciamo e ce ne aggiunge una. Tuttavia, è eternamente vero che l'esterno rispecchia l'interno. Come sopra, così sotto, come sotto, così sopra, come dentro, così fuori, come fuori, così dentro, come nel grande, così nel piccolo. Questo dice il principio della corrispondenza, il secondo dei sette principi di Ermete Trismegisto. L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Vangelo di Giovanni 3,27. Il regno di Dio è dentro di voi. Vangelo di Luca 17,21. Nulla proviene dall'esterno, e questo è ciò che noi già sappiamo. Tutto proviene dall'interno, ovvero dal subconscio. È impossibile vedere al di fuori delle condizioni della propria coscienza. Anche questo lo sappiamo. Il nostro mondo, in ogni suo dettaglio, è la nostra coscienza oggettivata. Gli stati oggettivi testimoniano le impressioni subconsce. Impressione, espressione. Vi ricordate questa perfetta simmetria? Impressione nel subconscio, espressione nel mondo dal subconscio. Un cambiamento di impressione si traduce in un cambiamento di espressione. Il subconscio accetta come vero ciò che sente come vero. E poiché la creazione è il risultato delle impressioni nel subconscio, tu, con la tua sensazione, determini la creazione. Naturalmente sto utilizzando ancora la mia traduzione, vi rimando alla precedente, a due lezioni fa, per evidenziare o ripassare il significato di sensazione, feeling, che è il segreto della creazione. Ci ribadisce qui, naturalmente, questo concetto che è il super concetto di questo testo. Tu sei già ciò che vuoi essere, e questo è invece l'elemento, l'aspetto nuovo. Quindi ci dice, tu con la tua sensazione determini la creazione. Tu sei già ciò che vuoi essere, e il tuo rifiuto di crederci è l'unica ragione per cui non lo vedi. Cercare all'esterno ciò che non si sente di essere, cioè ciò che non si ha la sensazione di essere, è cercare invano, perché, ed ecco il punto, non troviamo mai ciò che vogliamo, ma solo ciò che siamo. Ecco due elementi qui nuovi su cui voglio soffermarmi. Quest'ultimo elemento, peraltro, piuttosto perturbante, no? Perché, come vedremo tra brevissimo, ci mette in crisi. Ma intanto l'aspetto rilevante che precede questa considerazione, questa consapevolezza e questa conseguenza logica, cioè noi non è che, e l'abbiamo visto questo nelle lezioni iniziali, non è che noi possiamo non creare. Noi creiamo sempre, automaticamente, che lo vogliamo o no. E ciò che creiamo è ciò che immaginiamo. E ciò che immaginiamo è ciò che abbiamo la sensazione di essere. Cioè ciò che nella nostra mente è già realtà. In genere creiamo condizioni precarie, insicure, instabili,
che vanno su e vanno giù, che non ci danno mai una sensazione di certezza, di sicurezza. Elementi positivi si alternano a elementi negativi, creando enorme confusione, dandoci l'idea che invece la realtà sia così, fatalmente sia così, e noi non possiamo farci niente. Ma il fatto che noi creiamo sempre, perché noi immaginiamo sempre, determina proprio questo aspetto, che stiamo già creando e che siamo già ciò che vogliamo essere, non consciamente, non intenzionalmente. Questo è un elemento ulteriore che ci permette di prendere consapevolezza che le redini sono dentro di noi e che quello che è stato fino adesso non è casuale, ma è qualcosa che è stato creato da condizioni interne che noi abbiamo, che rispecchiano ciò che siamo, non che vogliamo essere. E questo è il secondo punto essenziale. Vedete come in maniera molto precisa vi è una connessione tra il fatto che noi attraverso la sensazione determiniamo la nostra creazione e le strutture immaginative inconsce che hanno determinato la creazione attuale del mondo esterno, che sempre riflette il mondo interno e che però, e questo è l'altro elemento connettivo, di cui finora non abbiamo avuto consapevolezza, ma che rispecchiano ciò che siamo. E questo è il punto perturbante. Come io ho una situazione relazionale disastrosa e questo è ciò che sono? Io voglio tutt'altro, ottengo questo perché questo è ciò che sono? Voglio una famiglia stabile, relazioni mature, voglio un marito, una moglie fedeli, ho invece condizioni completamente instabili, mia moglie e mio marito che continuamente mi tradiscono, che mi mentono. Questo è perché sono io così? Ma io voglio tutt'altro. Io voglio tutt'altro e ottengo l'opposto di quello che voglio. Come posso fare? Com'è possibile? Anche se fosse vero, e già non posso crederci che ciò sia vero. Com'è possibile? Cosa posso fare? Ecco i due aspetti. Uno, prendere consapevolezza di questo all'interno del sistema di Goddard. Quello che avviene è qualcosa che è prodotto, è già una conseguenza, è sempre una conseguenza, non è mai una causa, è sempre un effetto. Secondo punto, siccome noi creiamo ciò che sentiamo come reale, ciò che abbiamo dentro già come realtà adesso è ciò che manifestiamo fuori. E non è ciò che vogliamo. Magari è ciò che non vogliamo, come diceva Eugenio Montale. Sappiamo ciò che non siamo, sappiamo ciò che non vogliamo. Malissimo, gli avrebbe detto Goddard. Pessimo, Eugenio Montale, col tuo pessimismo un po' così, dantan, crogiolandoti nel tuo pessimismo, ma non vado avanti. Dico soltanto invece che noi dobbiamo riconoscere ciò che veramente vogliamo per farlo coincidere con ciò che siamo, farlo diventare ciò che siamo. Sentite che ci sono due punti, due realtà, due zone occupate da noi stessi. C'è la zona del nostro volere e c'è la zona del nostro essere. Il nostro essere è inconsciamente la manifestazione di ciò che siamo noi in questo momento, che siamo noi il frutto di condizionamenti esterni o interni, passati, familiari, di credenze, abitudini sociali, abitudini più vaste, abitudini karmiche, eredità karmiche. Non entriamo naturalmente in questo dettaglio, ma prendiamo coscienza che questo che c'è adesso davanti a noi nel nostro mondo, quello che si sta manifestando, siamo noi a manifestarlo perché rispecchia in maniera simmetrica ciò che siamo dentro. Non lo vogliamo, ma lo siamo. Bene, citando Montale, non vogliamo più questo, cosa vogliamo veramente? A quel punto dobbiamo trasformare ciò che vogliamo nella sensazione di esserlo già. Questo è lo schema. 1. Riconoscere che quello che viene fuori è lo specchio di ciò che siamo dentro. 2. Ciò che siamo dentro non è detto che lo vogliamo, anzi nella maggior parte dei casi non lo vogliamo. 3. Cambiare ciò che siamo attraverso la costruzione di ciò che vogliamo. Voglio essere quella nuova persona, voglio avere quella nuova realtà.
e da lì scatta il meccanismo di sensazione, quindi di appropriazione, di avvicinamento dell'invisibile nel visibile come già manifestato, ed ecco che lo ottengo. Cambiando la mia struttura immaginativa, appropriandomi, prendendo le redini della mia coscienza, conscio, subconscio, ecco che faccio identificare ciò che voglio con ciò che sono. Però il punto perturbante, per andare in pratica, in soldoni, come si dice, resta. Perché non è che puoi pensare, mi si potrebbe giustamente obiettare, che io dall'oggi a domani creda come Neville Goddard, che lui stesso dice essere un percorso non certo semplice. Mi stai mostrando una struttura binaria. Se coincide la mia volontà col mio essere, quindi la mia immaginazione con la creazione della mia realtà attraverso la trasformazione di me, con questo sistema che diciamo non è proprio così intuitivo, già tutta la fatica che faccio è orientata nel cercare di riuscire ad avanzare in questa nuova dimensione, in questo nuovo paradigma. Ma tu mi stai dicendo che finché non ho raggiunto il 100% di quello, appunto struttura binaria, o 0 o 100, io troverò sempre quello che non voglio, ma che sono, in quanto non sono ancora al 100% trasformato nelle tue indicazioni. Questo è anche un modo piuttosto scaltro, potrebbe dire lo scettico e il cinico, per mettere le mani avanti. Noi non abbiamo purtroppo testimonianze dirette degli incontri, delle conferenze e del lavoro di Neville Goddard con i suoi studenti. Possiamo però naturalmente supporre, lui stesso ce lo dice più volte, che non vi è questa struttura binaria, ma che vi è una struttura analogica, no? Cioè come la luce che analogica pian piano possiamo ampliarlo, abbassarlo, come il volume con la manopola possiamo alzarlo o abbassarlo, anche la nostra condizione si alza e si abbassa. Vogliamo alzarla naturalmente, possiamo passare dei momenti in cui si abbassa leggermente, ma avanziamo progressivamente verso la nostra nuova realtà, verso il nostro nuovo paradigma. Possiamo realizzare anche senza riuscire ad arrivare al 100%, alla pura realizzazione, alla santità. Vi voglio rivelare un trucchetto che vi permette, ci permette di farlo. Questo trucchetto parte da un'idea che secondo me è molto rivelatoria, cioè il fatto che noi siamo diversi. Cioè non sempre siamo gli stessi. Quando entriamo in una condizione di relazione, per esempio con Neville Goddard, con il suo pensiero, con i suoi contenuti, siamo diversi dalla vita di tutti i giorni. Magari torniamo fuori e ripiombiamo un po' nelle vecchie credenze, abbiamo una educazione nuova, abbiamo un addestramento più avanzato, però possiamo rischiare di cascarci di nuovo nel non credere, usiamo questa semplificazione. Ogni giorno ci svegliamo e dobbiamo ritrovare il filo con il credere, con la fede nell'invisibile che è fondamento di ogni cosa visibile. Ma ci sono dei momenti in cui abbiamo la certezza, quando siamo nella consapevolezza del sistema, quando meditiamo, quando esercitiamo la visualizzazione, quando utilizziamo le tecniche di creazione della realtà. E è appunto il trucchetto che vi voglio invitare a utilizzare, vedete se funziona, è proprio questo. Distinguete il vostro essere. È un trucchetto per la mente subconscia, naturalmente. Distinguete il vostro essere. Quando esercitate l'azione della visualizzazione, quando utilizzate le tecniche di creazione della realtà e entrate nella certezza della riuscita. Siate ciò che volete essere. Siate ciò che volete. Create ciò che volete. Siate assolutamente certi. Nello spazio dedicate 20 minuti, mezz'ora, 10 minuti. Quei 10 minuti, quei 20 minuti, voi siete al 100% consapevoli. Addormentatevi con questa consapevolezza. Addormentatevi con l'obiettivo realizzato in mente ed eseguite
la tecnica di visualizzazione che conoscete di Neville Goddard, che abbiamo imparato anche in questi incontri, e lasciatevi scivolare nel sonno con questa realtà dentro di voi. Dedicate, insomma, intenzionalmente lo spazio che volete dedicare alla creazione della realtà con gli strumenti di Goddard alla certezza della riuscita. Siate in quel momento assolutamente sicuri, siate la persona che volete essere, siate il santo, abbiamo usato questa immagine certamente non goddardiana, passatemela per cortesia, siate il perfetto, siate l'assolutamente certo, siate quello che non ha, quella che non ha alcun tipo di dubbio, di incertezza, quello è. Quando uscirete da questo stato potete ritornare a essere incerti, dubbiosi, potete ritornare a essere umani. Ma quando ritornate nella condizione di creazione, ritornate nella certezza, ritornate in quella assoluta fede nella creazione della realtà. In questo modo il subconscio è ingannato benevolmente, naturalmente, soprattutto nella fase del sonno. Utilizzatela per questo. Lasciate poi che il subconscio lavori da sé, senza più appunto il condizionamento conscio, ma con l'imprinting, con l'impressione conscia che permette poi al subconscio di agire da solo. In questo modo ruberete tempo, grazie a questa strategia, a questo stratagemma, ruberete anche tempo alla vostra incertezza diurna, la vostra incertezza di veglia, grazie all'impressione incondizionata che imprimerete in voi stessi durante lo stato di sonno.